spesso, ormai sono quasi un anno e mezzo che sentiamo parlare della legge 107, quella che è ricordata da tutti come la buona scuola. Invece molto meno si sente parlare di quelle che sono le deleghe che sono legate alla 107. Ce n'è una particolare, importante e anche rivoluzionaria, che è quella sull'inclusione, una delega fondamentale per quello che è il nostro modello di scuola, il modello che noi abbiamo in mente, che rivede finalmente l'inclusione come un qualcosa che possa essere fatto da tutti i docenti, accompagnati dal cosiddetto docente di sostegno specializzato, chiaramente. E io lo voglio anche ricordare con un certo orgoglio, perché questo è il governo che per la prima volta ha inserito il concorso per la classe docente di sostegno, classe di concorso che prima non esisteva, proprio per dire che è necessaria una specificità ulteriore per proseguire questo percorso con i bambini. Ecco, il rivedere tutto il tema dell'inclusione all'interno della delega significa dire davvero che il docente di sostegno è un docente di sostegno alla classe, e lo ribadiamo, e significa dire che abbiamo voglia, come abbiamo già fatto, di mettere dei soldi per aiutare gli altri docenti a formarsi sui temi dell'inclusione, perché sappiamo che sono sensibili, ma sappiamo che spesso, proprio per come è stata pensata per troppo tempo la scuola italiana, il docente di sostegno è sempre stato visto come sì, una sorta di docente a parte, è docente del consiglio di classe, è docente di un'equipe che deve imparare sempre di più a lavorare insieme, non perché gli insegnanti non lo vogliano, ma perché spesso non sono stati messi nella condizione di poterlo fare. La delega sul sostegno dice questo, e lo dice insieme ad un'altra delega, che è quella sulla formazione iniziale degli insegnanti, in cui dice e si dice che tutti gli insegnanti devono avere almeno delle basi per poter affrontare l'importante e delicato tema dell'inclusione. Qualcuno ha detto che vogliamo medicalizzare la figura dell'insegnante di sostegno, non è il nostro compito e non è la nostra volontà. Per noi è importante rafforzare qualsiasi intervento educativo affinché l'inclusione sia davvero una vera inclusione, ma affinché gli insegnanti siano anche messi nella condizione, attraverso una specificità maggiore, di affrontare quelle che sono, purtroppo lo dobbiamo dire, le diverse patologie che si sono sviluppate anche nel corso di questi anni. Noi, come dire, ci siamo trovati ad avere pochi strumenti e tanta buona volontà. Oggi, insieme alla buona volontà e alla preparazione, aggiungiamo qualche strumento in più. Abbiamo già iniziato lo scorso anno toccando in modo particolare il tema dell'autismo, creando quelli che sono dei poli anche, in modo tale che possa essere effettuata una regia e una sinergia all'interno di diverse scuole che possono trovarsi ad affrontare questo tema, che spesso è un problema per chi lo vive, per la famiglia, ma anche per i docenti, che spesso si sentono senza strumenti appunto per poterlo affrontare. Anche questa è una scommessa grande che è stata fatta insieme ad alcune regioni e che ha portato, posso dire, davvero l'Italia a essere anche all'avanguardia su questi temi, come lo era stata quando la famosa legge sull'inclusione è diventata tale. Serve uno sforzo maggiore però, uno sforzo di impegno collettivo, proprio per provare a rimodulare anche la visione del tempo scuola e del tempo dedicato proprio all'inclusione stessa, in una sorta di compartecipazione. Da parte nostra tutta la volontà a rivedere le certificazioni affinché davvero la tematica dell'inclusione non sia legata solo ed esclusivamente ad un processo di burocratizzazione estremamente rigido che ha visto le famiglie spesso anche in difficoltà perdersi tra i meandri appunto della burocrazia. Una rivisitazione delle certificazioni, un centro unico proprio di controllo e di verifica e un'attenzione alla crescita del bambino, garantendo il più possibile la continuità didattica. Io so che non è un momento facile per la scuola, per il grande numero di assunzioni e anche per la grande mobilità che noi abbiamo visto nelle nostre classi, però siamo sulla strada giusta, è una fatica difficilissima che vale la pena però di fare, proprio perché la prospettiva futura è quella di una scuola migliore.